Il che equivale a dire che per me sono dei capolavori. Quando riesci a essere così orrido, e io non posso che inchinarmi di fronte a tale magnificente putridume. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei film parodia più brutti di sempre. Veramente una cosa così atroce che è un sentimento difficile da spiegare quello che provo io. Sta brutto dirlo, ma il fatto è che probabilmente l'ho visti tutti almeno un paio di volte e voi ululerete in un'orgia di improperi. Ah, Enrico, ma ti credevamo un ragazzo equilibrato e dai buoni consigli cinematografici, blasfemia! Lo so, io spero di esserlo, solo che non ci posso fare niente. Questi film sono la morte mentale, ma sono dell'idea che il vero cinefilo vede tutto. E tra un film di Villeneuve e uno di Spielberg fa bene a vomitare e lanciarsi sullo schermo imprecando in aramaico quando dei tizi vestiti da spartani si prendono a calci sulle palle e tu dovresti ridere per questo. Capito? Ti fa rimettere in prospettiva tutto un film del genere. Ti fa capire cosa conta veramente nella vita, che cosa è veramente bello e cosa è veramente brutto. Ti fa. E alla numero 10, 50 sbavature di nero. Can I show you some love? Oh, no, come on. Diretto da Keanu Reeves, come la metà degli altri film che vedremo, e suo fratello protagonista, cioè insomma Ivanzina d'America. Questo titolo è preso letteralmente, è il colore nero è quello dell'attore del cui attributo ovviamente la protagonista rimane assuefatta. In una serie di battute orride, alle volte anche borderline razziste, e il protagonista è di colore, vorrei far presente, minchiate a sfondo sessuale che lo rendono un film inguardabile, e comunque però, vi giuro, è meglio dell'intera saga di 50 sfumature originale. Ragazzi miei, non guardate quei film, cioè non guardate nemmeno questo ovviamente, ma soprattutto gli originali, voi non fate del male alle vostre sinapsi. Io ormai sono andato, ma voi salvatevi, siete ancora in tempo. Alla numero 9, Leonard salverà il mondo. Bill Cosby, professione molestatore seriale e regista, ma solo in una delle due eccelle, indovina quale. Leonard è girato, scritto, prodotto, recitato e massacrato dallo stesso Cosby, e che quantomeno in un attimo di lucidità ebbe la decenza, prima dell'uscita del film, di dire ai fan di non andarlo a vedere perché faceva cagare. Beh, è una presa di coscienza notevole. Battute che non fanno ridere per uno spy movie che vorrebbe prendere per il culo tutti gli spy movie e invece non prende per il culo tutti gli spy movie, fa solo perdere neuroni. Se cercate il modo più veloce per diventare scemi, fidatevi di Enrichino. Vi dico la verità, vi farà diventare coglioni in mezz'ora. The whole movie is a mess, and even though Cosby has disowned it, he cannot escape all the blame. I don't think so. E alla numero 8, succhiami. God, I knew I should have taken those stupid shrimp tacos from that Guadalajara street vendor last night. Parodia della seconda metà della saga di Twilight, che direi già si prende per il culo da sola, devo dire che gli attori l'hanno scelti bene, quantomeno. Oh, my bad. Ecco, finisce qui poi la positività di questo film, che combattute sulle caccole, i piccoli Cullen, che sono la famiglia di vampiri protagonista, soltanto che composta da nani. Che risate, le battute sui nani perché sono piccoli, capito? Omofobe anche sui gay, visto che dai 10 ai 15 minuti stiamo a dire quanto facciano schifo, non sto scherzando. E poi sui vampiri, che al posto di succhiare sangue succhiano merda. It's really gay. Alla numero 7, Scary Movie 5. That form, that technique. È una vera tragedia, visto che i primi due Scary Movie, lo so, mi facevano ridere, va bene? Che vi devo dire? Nel tempo però le battute sono non peggiorate di qualità, perché quella non ce l'hanno mai avuta, e che almeno erano presentate più o meno bene, sapete? Qui, beh, quando il massimo che puoi fare è far sbattere le palle di Charlie Sheen su una porta, con Lindsay Lohan mezza nuda accanto che simula orgasmi, o parodiare Inception, solo che per entrare nei sogni bisogna mettersi un tubo su per il culo, scusate i francesismi, ma non saprei come altro descrivervelo, beh, poi ci sono le classiche gag sui neri che si fingono persone per bene e poi entrano in casa degli altri a rubare tutto, no? Ricconi dei neri, ah, ladruncoli che non siete altro. Oh.
E alla numero 6, Mordimi. È il motivo per cui Succhiami esiste. Mordimi ebbe un successo strepitoso. Lo so, è una frase dura da dire, ma è vero. E ammetto di averlo visto al cinema. Sono stato uno dei motivi per cui ha avuto un successo strepitoso. Ammazzatemi. Che pazzerello da galera, che ero con i miei amici, vi giuro. Passavamo dagli horror più belli a filmoni, alle cacate da antologia, con una facilità da lasciare a bocca aperta, veramente. Mordimi. Oh my god, there is Edward, we love you, you're the best. No, Jacob's the best. La gente che urla in falsetto perché viene presa a calci laddove non batte il sole ha fatto ridere l'ultima volta, forse nel Neolitico. Come anche i vampiri che quando vedono Bella che sanguina, quella gli si trasforma davanti agli occhi in un cheeseburger gigante. Che come fai anche solo a definire una cosa del genere? Con i guadagni, 80 milioni al botteghino, di cui 8 euro sono i miei. Ne vado fiero? Alla numero 5, perché l'ho detto in spagnolo, alla numero 5, Hot Movie, un film con il lubrificante. Direi che si capisce già tutto dal titolo, i primi del 2000, in cui un film col movie in fondo spopolava. Ora, io non ricordo nulla di questo e la cosa dovrebbe essere sospetta, perché in modo piuttosto inquietante sono solito aver memoria anche dei più merdosi. Però c'è una scena in particolare che mi è rimasta impressa qui, proprio in mezzo alla croce degli occhi, come un diamante che non riesco a togliere, credo mi tormenterà fino alla fine dei miei giorni, in cui, a caso, mentre i protagonisti stanno al centro commerciale, entrano Frodo e Sam, che vendono l'anello del potere per $50, poi prendono a calci nelle palle Gandalf gridandogli: oh, levati dai coglioni, mago! M'hai rotto le palle! E se ne vanno urlando che con i $50 ci vanno a puttane e tutto si chiude con il mio tesoro! Ai e ballo! La numero 4, 300, chi la duro la vince? Però signori, abbiamo un'inventiva in questi casi con i sottotitoli. E noi italiani siamo una comica assurda. Ma chi è il genio? Io voglio stringergli la mano con una pressa idraulica, possibilmente. Chiaramente parodia di 300, sempre prodotto dalle menti diaboliche di Friedberg e Seltzer, dietro a tutti i movie, ma tranquilli, tranquilli ragazzi. C'è Malebolge tutto per voi alla fine dei giorni, brutti figli di puttana. Vede Leonida impegnato nel lottare contro i persiani che... We have 300 to go to war with Persia. I'm going to take them. Sono tutti gay, ovviamente, ma anche gli spartani sono tutti gay e quindi fa ridere perché sono tutti gay. Che vengono picchiati dai 300 spartani nelle palle, ovviamente, che avanzano a passo di danza sbattendo le palle sulle rocce. E alla numero 3, Epic Movie. Altro movie in fondo al titolo? Non vi sbagliate, la merda è tutta lì da contemplare. Passaggi senza soluzione di continuità dalle Cronache di Narnia agli X-Men, in cui Magneto attrae così tanto metallo che gli arrivano le padelle da cucina in faccia. Questa mi ha fatto ridere sul serio. Seri di nuovo. Rico, solo un bambino potrebbe trovare divertente Magneto che gli arrivano le padelle sulla faccia. Solo un bambino. La critica ha fatto la criticona un'altra volta. Questi professoroni, no? Che criticano sempre. Ma gli 86 milioni al botteghino parlano chiaro. Capolavoro! Anche qui. E alla numero 2, Hunger Games, la ragazza con l'uccello di fuoco. Di qualità celestiale. Le citazioni da libro di storia del cinema si sprecano. Battute come uno che si chiama Otto Culor e quindi sceneggiatura impone che subito dopo qualcuno dica: non c'è nessun culo rotto? Culo rotto? Ma ovviamente non finisce qui. Anche stavolta abbiamo comparsate memorabili, come per esempio di nuovo Gandalf, che in qualche modo riesce sempre a essere o un porco o un coglione in questi film. Non si capisce bene la logica. Tranquilla, è solo il bastone di un vecchio mago. Ovviamente perché è vecchio, no? I vecchi sono tutti maiali. E i biondi sono tutti gay. E quindi vengono presi a calci nelle palle. Tra 70 anni rivedremo questi film e li giudicheremo come oggi noi giudichiamo
Hitler! Ma tranquilli, tranquilli, che tanto tra 70 anni il mondo per fortuna non esisterà più. E alla numero 1, Disaster Movie. E chiudiamo questa strada lastricata di orrore. Oggi abbiamo fatto risorgere e rimorire Kubrick con l'ultima impresa dell'accoppiata Friedberg-Seltzer, che ha commesso più crimini contro l'umanità che tutti i dittatori africani messi insieme, direi. Disaster Movie è il coronamento di tutto ciò che gli altri hanno portato avanti, ma stavolta con più tette, più culi. Anna Montana schiacciata da un meteorite, Biancaneve che sniffa coca, capito? Poi viene investita, altri culi, altre tette. E come si può non descrivere un film simile senza trama, senza talento, senza niente? È il nulla cosmico, è la morte che striscia verso di noi ogni giorno di più, è la fine dell'arte, di tutto ciò che di bello è mai stato forgiato dalla mente umana, è il nero pozzo di vuoto che ci aspetta alla fine dei nostri giorni, se per tutta la nostra vita avremo visto questi film. Fate attenzione, amici, fate molta attenzione. Voi che guardate queste cose, o voi non sapete...